e questo diminuisce alla vigilia il suo appeal, nonostante insomma sia un cavallo eccezionale. Ha vinto tra liste nelle ultime 4, arrivando secondo tra l'altro in maniera un poco beffarda contro Dagdamon. Contro Dagdamon, ovviamente. Però sono partiti. Ed è Saratoga Black che si porta subito in vantaggio, seguita da Ferrara Glorious, al largo Bacchellin, terza posizione, poi Stormy News tra i due, Winterwind a chiudere la drattella Bute Preus. Saratoga si è preso gratis qualche lunghezza di vantaggio nei confronti di Solar Glorious, che in giubba nera col cap giallo rimane in seconda posizione, al terzo in giubba rossa con le maniche cap a strisce galoppa Winterwind, che ha in scia con la giubba verde Stormy News, al fianco del quale galoppa Bacchelli in giubba marrone con le maniche cap bianche a chiudere il gruppo in spuzzo verde a Brute Trends. Andatura costante, quello un po' in avanti del Saratoga Black, che mantiene sempre inalterato il suo margine di vantaggio rispetto a Solar Glorious, che è secondo, mentre Winterwind emerge in terzo in maniera più chiara, avendo al largo Bacchelli, segue Stormy News, all'esterno della guardia, Brute Trends. Queste le posizioni con i cavalli che si avviano a completare la retta di fronte, tutti dietro a Saratoga Black, il cui margine però è stato dimezzato da Solar Glorious, che adesso lì dietro, Winterwind in terza posizione, in quarta di fuori Bacchelli con all'interno Stormy News, sempre all'estrema attesa, Blue Petreus. Si procede così poco prima del completamento della piegata che metterà in retta quella di pista media, 600 metri finali, e sempre Saratoga Black l'outsider in vantaggio su Winterwind, che nel frattempo supera Solar Glorious, il quale però adesso lo va ad anticipare. Poi Bacchelli in quarta corsia, seconda linea per Stormy News, al largo di tutti Blue Petreus. Solar Glorious poco prima del paletto del 400 passa su Saratoga Black, Winterwind che prova ad affiancarlo, poi Stormy News, Bacchelli al largo Blue Petreus, in fuga ai 300 abbondanti sarà il Glorious su Stormy News e Bacchelli, poi Saratoga Winterwind e Blue Petreus, ai 150 Stormy News che prende sotto tiro sarà il Glorious, i due ingaggiano duello con Stormy News che passa, Stormy News che viene a concludere su sarà il Glorious, al terzo Bacchelli, poi